Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Emilio Fede ha svelato a quanto ammonta la sua pensione e ha poi specificato che per lui non è sufficiente. Di fronte alle sue affermazioni, il web è rimasto indignato e lo ha attaccato senza sosta, definendolo vergognoso e irrispettoso. Ma quanto prende di pensione? Emilio Fede dice che non riesce ad arrivare a fine mese con la sua pensione e il web si scatena. Lo accusa di essere irrispettoso e di aver fatto dichiarazioni vergognose. Il giornalista ha svelato quando prende di pensione lamentandosi che non riesce a vivere serenamente. Il giornalista ha fatto una grossa gaffe e difficilmente riuscirà a riprendersi dalla tempesta che si è scatenata su di lui. D'altronde Emilio Fede non è nuovo a guai e accuse, soprattutto per quanto riguarda le sue visioni politiche che ha sempre sbandierato senza professionalità. Non ha mai nascosto di essere un sostenitore di Silvio Berlusconi. Inoltre è stato al centro di diverse vicende giudiziarie che non sono mai state chiarite fino in fondo. Tra le tante, è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta. Emilio Fede: la pensione non mi basta. Le dichiarazioni di Emilio Fede hanno fatto infuriare il web. Il giornalista e conduttore ha condiviso a quanto ammonta la sua pensione e ha affermato di fare fatica ad arrivare a fine mese. La reazione del web non si è fatta attendere e su di lui si sono scagliate tante accuse. Ormai non lo si vede da un po' in televisione. Dopo anni di onorato servizio, il giornalista ha deciso di ritirarsi a vita privata e godersi la pensione. Pensione che ammonta a ben 8.000 euro al mese. Questo ha dichiarato al programma radiofonico La Zanzara. Una cifra davvero ghiotta, che però sembrerebbe non bastare al conduttore. Non mi basta, ha affermato. Il giornalista è entrato poi nel dettaglio delle tante spese che sostiene di avere: il leasing della macchina, l'affitto del villone dove abita, lo stipendio del personale, le bollette e così via. Dichiarazioni che lasciano perplessi e infastidiscono anche, visto che potrebbe ridurre le spese in molti modi. Inoltre nel corso della carriera ha guadagnato diversi milioni di euro e molti si chiedono dove siano finiti e come si possa affermare di non riuscire a vivere con 8.000 euro al mese. Come tanti utenti hanno fatto notare, ci sono famiglie che riescono a vivere con 600 euro al mese e lui ha avuto il coraggio di lamentarsi. Un vero e proprio schiaffo alla povertà, considerando anche che il suo tenore di vita quotidiano è quello di una persona ricca. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.